quali furono le circostanze che permisero il suo esordio nel cinema professionale. Sì, ma prima del cinema professionale ho fatto del cinema sperimentale. E scrisse anche un libro. E scrissi anche un libro in cui c'è la sintesi, in sintesi, questa esperienza abbastanza curiosa, data l'epoca di cui stiamo parlando, cioè gli anni 30, cioè in epoca completamente fascista. C'era la possibilità di incontro di noi universitari, di tutte le università italiane, e ci incontravamo nei posti dove si svolgevano questi littoriali. Il posto dei littoriali, a cominciare da Firenze, cambiava ogni anno. Avevamo degli incontri abbastanza anomali per l'epoca, perché quando eravamo tra di noi eravamo molto espliciti. Noi non è che criticavamo, facevamo la critica del regime o una critica di carattere sociale. La critica era che avevamo delle difficoltà per poter imporci dal punto di vista professionale, difficoltà che poi sono continuate. Molti registi e altri che hanno fatto dei lavori tecnici nel cinema sono nati in questo periodo, che era poi pieno di fervore, perché cercavamo di procurarci i film di cui avevamo sentito parlare. Allora naturalmente il cinema, dal punto di vista culturale, era dominato dal cinema sovietico, e tutti quanti noi aspiravamo, dopo aver letto Budovkin tradotto da Umberto Barbaro per l'Italia, aspiravamo a vederli questi film. E io riuscii di straforo da uno che era venuto da Palma di Mallorca con la pizza del film, a vedere il film Cammino verso la vita di Nicolai Eck, che era la storia degli vagabondi giovani, dei ragazzi vagabondi, bambini anche, in Unione Sovietica, fenomeno diciamo gigantesco e spaventoso durante la guerra civile. E io vidi questo film e ne rimasi assolutamente affascinato. Poi in seguito sono riuscito a vedere anche altri film tipo La linea generale. Influenzato da questo film andai a visitare le colonie permanenti del regime, dove i ragazzi raccolti dalla strada venivano tenuti in una specie di collegio che si svolgeva in gran parte all'aperto, in cui naturalmente le materie erano prevalentemente la ginnastica, e diciamo un po' di cultura generale e principalmente un corso di educazione civica. E siccome avevo cominciato già con una piccola macchina da presi 9,5 mm a girare delle cose in esterni a Napoli, pensai che fosse venuto il momento di fare invece proprio un vero e proprio film. E feci Arco Felice, che è il nome della località dove c'era questa colonia. E nello stesso tempo racconta l'arco di un ragazzo che, ribelle come un altro gruppo, vengono portati con la forza, vengono portati legalmente in questa colonia, dove rimangono. Dove però c'è la possibilità di fuggire abbastanza a portata di mano, per cui uno di questi ragazzi ribelle riesce ad andar via, ma il nuovo impatto dopo qualche mese di permanenza ad Arco Felice con la città gli è talmente difficile, talmente negativo, per cui volontariamente se ne torna, forse anche spinto dalla fame, e naturalmente il film diventa un pochino, diciamo, di propaganda questa istituzione marginale, ma che comunque esisteva a Napoli, perché Arco Felice è una località che è nella periferia di Napoli, sul mare. Ci fermiamo un momentino? Sì, prego, prego. Tanto... Perché io sto allungando. Certo, sì. E come facciamo? No, adesso mi piacerebbe, dopo appunto che hai ricordato il suo esordio registico, mi piacerebbe appunto se potessimo parlare, come dicevo, di questa sua prima esperienza professionale con la città africana. Poi fu un film grosso. Regina, sì. Allora accendiamo, sì. Come appunto, mi dica quando parte.
Sei pronto? Giro sempre, sì, sì. Gira sempre. Non avendo problemi di pellicola, mai nastro magnetico. Allora, feci altri due film sperimentali, uno intitolato Cronaco Fantasia, da un titolo che mi permise di usare Corrado Alvaro, che conoscevo, e un altro intitolato Uno della Montagna. Il primo era muto, Arco Felice era muto, e io all'epoca riuscii ad avere dei dischi di Gershwin, che naturalmente, essendo un musicista ebreo, all'epoca era ostaggiato, insomma, i suoi prodotti sì, si vendevano, ma insomma, bisognava chiederli proprio, ecco. Tra parentesi, io ho letto Freud alla Biblioteca Nazionale, ma con una copertina diversa e con un nome di autore diverso. Chiusa la parentesi. Misi la musica di Gershwin, che era un disco che io stesso guidavo durante la proiezione. Andò sempre bene. Poi feci un secondo film in che invece era una storia intimista, era la storia di una ragazza che viene sfruttata da uno che la utilizza per scrivere un romanzo. Quando il romanzo è finito, la ragazza si suicida. Ora, pensate all'epoca che impressione scandalosa ha fatto questo film, per cui non potettero fare a meno di dire, di dichiarare che fosse il migliore tra tutti quelli presentati, ce n'erano una sessantina. Ma pur essendo un milione, fu dichiarato fuori dal tema, per cui praticamente ebbi lo stesso il primo premio. Nel terzo anno in cui partecipai a questi editoriali, dove potetti presentare questi miei film insieme a quelli di tanti altri miei colleghi, feci un film sonorizzato per la prima volta con la colonna sonora piccola schiacciata, intitolato Uno della Montagna, fatto insieme ad alcuni miei amici, studenti anche loro universitari, che frequentavano il CUFFO. A Roma mi trasferii in quel periodo. Mi trasferii in quel periodo perché avevo conosciuto, tra gli altri, Giorgio Ferroni, che aveva fatto un documentario sulla pesca, mi pare, su Napoli. Allora ci siamo rivisti a Roma e lui, Ferroni, mi disse: ma lo sai, Gallone, Carmine Gallone, vecchio regista del cinema muto e poi del cinema sonoro, cerca assistenti per un grande film che deve fare, di cui hai sentito parlare, un film storico con i romani, con le cose così, eccetera. Ah, dico, sì, sì, mi interessa. Così che mi presentai, mi conoscevano benissimo di nome, perché all'epoca i giornali dedicavano molto spazio alle attività giovanili di carattere culturale, e quindi fu facilissimo per me avere il contratto come uno dei tanti assistenti che c'erano. E come tale io ho seguito tutta l'avventura di Scipione l'Africano. Beh, devo dire, un'avventura per me sconcertante, perché dal punto di vista tecnico non è che imparai molto. Sì, capii meglio i problemi della macchina da presa grande, troppo ingombranti, i problemi per esempio di poter fare un carrello, allora era una grossa difficoltà. Lì tra l'altro c'era ancora, forse per la prima volta, la gru che sollevava o abbassava la macchina da presa. E il problema era di dividersi i compiti tra gli assistenti. Uno dei grossi problemi era le masse, come organizzarsi con le masse. Per un certo periodo Ferroni ed io ci occupammo delle masse. Occuparsi delle masse significava mettere più vicino alla macchina da presa, diciamo, nei primi piani, i generici, cioè quelli che erano vestiti meglio, le facce migliori, ben truccati, i costumi più belli, eccetera. Poi, a 50 metri dopo, già delle comparse, ma comparse di prima categoria, abbastanza con truccatini, un po' messi bene, pettinati un pochetto, ma senza le scarpe storiche. A mano che ci si allontanava dalla macchina da presa, o poi naturalmente erano armati in primo piano, le prime file, erano delle bellissime armi fatte fare su un modello che c'erano nei musei.
Poi quando si arrivava a 50 metri già le armi erano un pezzo di latta luccicante con una maniglia. Quando si arrivava a mettere a posto quelli degli ultimissimi in fondo, io capitai a mettere a posto proprio gli ultimissimi, in fondo c'erano delle comparse, degli uomini che avevano, si erano tolti i pantaloni, stavano in mutande, agitavano una frasca in mano che doveva essere un'arma, agitavano questa arma ed erano ancora i soldati di Scipione l'Africano. Cioè attraversare questo sembrava un viaggio nell'inferno, in realtà era abbastanza curioso e divertente. Ci fermiamo un istante. Un altro problema di cui ci occupavamo noi assistenti moltissimo furono gli elefanti. Gli elefanti, perché i primi 10-15 elefanti erano veri elefanti. Dopo, dal decimo in poi, erano finti. Bisognava dunque che il binario e carriola, questi carri e le ruote, non si vedessero, per cui bisognava agire in una certa maniera. Mettere le comparse, cioè gli eserciti che storicamente facevano parte della famosa battaglia di Cannes, no, della battaglia di Zama, si spostavano, per cui spostando la sabbia, noi giravamo a Sabaudia, spostando la sabbia si potevano vedere questi binari che erano dove c'erano i tiranti per questi famosi elefanti. Il guaio vero era questo: dopo aver girato un'inquadratura, bisognava aspettare molte ore perché si ricominciasse da capo, che i finti elefanti tornassero al loro posto, che tutte le comparse fossero presenti e non fossero magari scappati via, che tutti avessero conservato le stesse armi, le stesse cose. Insomma, era un lavoro veramente bestiale. A un certo momento Ferrone diceva: facciamola a cavallo perché sennò noi moriamo. Ci facevamo dare due cavalli e facevamo gli assistenti a cavallo, perché sennò era proprio, la vita era impossibile. Tra l'altro io abitavo in una casa vuota di Sabaudia. Sabaudia è una città inventata dal fascismo, inventata nel senso fatta costruire dal fascismo, ma non c'era nessuno. Era una città disabitata. A me mi dettero una chiave, io credevo vada in una stanza. Avevo un appartamento gigantesco, enorme, che erano vari appartamenti, non dico comunicanti, ma con una porticina, insomma. Sabaudia era stata fatta in questa maniera. Mi dettero naturalmente una rete, un materasso, non so qualche cosa, e io sono stato perciò uno dei primi abitanti di questa Sabaudia, dove aspiravano a venire quelli che dalle montagne, abitanti delle montagne, che non avevano una casa e avevano anche poco lavoro, ma che poi in realtà furono i Veneti, perché in quel periodo ci furono questi grandi spostamenti dal Veneto verso altre regioni italiane. Allora quelli che avevano dei parenti o che erano oriundi della zona che erano emigrati, i cui nonni o padri erano emigrati in Veneto, ritornarono sui posti di origine. Evidentemente alle spalle c'era un problema politico di confini tra l'Italia e la Germania, evidentemente. C'era forse molta diffidenza da parte italiana per i tedeschi e forse anche dei tedeschi probabilmente avevano la stessa diffidenza nei confronti degli italiani. È vero che Mussolini visitò il set di Scipione l'Africano? Dunque, nacque Cinecittà nello stesso periodo di Scipione l'Africano. Cinecittà era una palude prima, difatti era un posto umidissimo, pieno di zanzare. Comunque, fu quando io vidi il progetto abbastanza bello di Cinecittà, tutto viali verdi e tutte cose di questo genere, eccetera. Sembrava gradevole, una piccola Hollywood romana. Quando mi raccontarono, i progetti furono portati a Mussolini, pare che Mussolini si sia molto incazzato e abbia detto: ma il cinema è un'arma, mi avete fatto dichiarare, e allora questo è un posto da villeggiatura, levate il verde, levate la roba, fate tutto così, eccetera. E poi, quando si entra adesso a Cinecittà, ci si accorge dell'ingresso grande che il terreno a un certo momento cala per uno spiazzo, c'è uno spiazzo un pochino più basso, e questa piscina, cosa fa questa piscina qui? Era difatti nel progetto iniziale di Cinecittà una gigantesca piscina,
Mussolini si incazzò e disse: niente piscina, niente tanto verde, è una fabbrica, come si fabbricano i saponi, probabilmente non disse proprio questo, si fabbricano i film. Ecco, eccoci in città. Senta, poi so che il film, quando è uscito, non fu particolarmente apprezzato, diciamo, dal regime. Per esempio, è Scipione Africano, per esempio, so che fu rimproverata in qualche modo anche la scelta di Annibale Nitti come protagonista, che magari corrispondeva poco al prototipo dell'eroe romano. Ma io non ho seguito molto questo, se non per sentito dire. In prima persona ero presente quando Mussolini venne a vedere a Cinecittà delle riprese. Naturalmente gli furono preparate delle riprese di un pezzetto di film comprensibile, evidente. Quando si gira un film è la follia, perché si girano nella giornata delle cose che accadono durante un mese. Invece con l'occasione si concentrò una scenetta in modo che si poteva. E che io vidi da lontano che Mussolini, con l'occhio attaccato alla macchina da presa, era abbastanza compiaciuto. Penso che sia lo Stato che abbia pagato Scipione l'Africano, evidentemente, attraverso la società che faceva di queste operazioni. E praticamente Scipione l'Africano è durato mesi e mesi e mesi, esterni. Insomma, il sapore dell'Africa in realtà non c'era. Perché sì, San Paolo c'è la sabbia, ma non è, insomma, dal punto di vista fotografico, anche dal punto di vista del cinema, diciamo così, commerciale, l'Africa è un cliché che va rispettato. Anche il Scipione l'Africano bisognava rispettare un minimo, cioè sia pure esotismo, come vi pare, mentre quello che proprio non si vede è l'Africa. Avevano messo delle piante, mi pare una volta, che non c'erano ancora nell'epoca romana. E mi ricordo che noi facemmo una storia, li facemmo togliere, credo che siano state quelle piante con le foglie grasse molto, molto grosse, la spinistra forse, una pianta del genere, quelle che si vedono normalmente, ma non c'erano all'epoca. E noi piantammo una grana, diceva: no, non è possibile. Dice: ma il cinema... non c'era, no, non potete farlo. Dunque, parlavamo di Scipione l'Africano e dell'Africa. Come l'Africa, come è stata vista dal cinema degli italiani. Intanto è stata vista poco. Certamente Scipione l'Africano non c'era l'Africa. Di africano tentarono di fare i numidi, cioè i numidi che erano. Era una popolazione dell'epoca, che era di pelle un po' scurotta. Una parte delle comparse furono messi in fila per due e passavano in mezzo a certe di nozze dove c'erano dei tiponi con delle grosse spugne, con delle grosse spazzole, con dei pennelloni, buttavano, tingevano questi uomini in pochi secondi di scuro. Voi siete inumidi, quindi voi siete inumidi, perché si associa all'idea di gente che è dipinta con la forza in una maniera grottesca, dal punto di vista umano molto penoso, devo dire, perché all'epoca era impensabile che si potessero avere delle comparse di colore, era impensabile. La lavorazione si protrasse per molte settimane? La lavorazione durò molti mesi, credo da 6 a 7 mesi, anche perché si fecero gli esterni a Livorno, sul mare, dove era stata costruita una nave, poi gli esterni a San Paolo e poi gli interni in teatro. E poi Carmine Gallone aveva capito che doveva fare un film apparentemente perfetto, insomma. Quindi ripeteva le scene. Ci sono state delle scene che sono state ripetute per 2 o 3 giorni di seguito. 50° ciak, 60° ciak. In fondo faceva bene, era un grosso professionista, molto tranquillo, sì. I grossi problemi arrivavano a lui come un'ondata su uno scoglio, e aveva una moglie che era stata anche attrice, Soava, molto gentile, molto carina, che qualche volta venne a vedere le riprese, ma se ne stava tranquilla da una parte a guardare. Credo che l'Africa nel cinema italiano sia stata vista sempre in maniera distorta. Io non ricordo un film sull'Africa
o erano film di guerra, per esempio Sentinelle di Bronzo. Sentinelle di Bronzo è un film sull'Africa in realtà, fatto da Marcellini, è fatto anche abbastanza bene, ma l'idea che si aveva dell'Africa era di avere a che fare con della gente di serie B, non ci sono dubbi, proprio il modo di parlare, per esempio, che noi si aveva, che avevano, non ci sono entrati in questi film. Non mi è capitato e avrei avuto dei problemi. Il modo di parlare degli italiani, sempre con il verbo all'infinito, è umiliante per chi si adattava a questo modo di trattare. Ma perché parla italiano? Che significa? Non glielo insegnerei mai l'italiano a questi poveracci, che venivano dall'Etiopia naturalmente, venivano da questi paesi, dalla Dancalia, venivano da quello che allora presuntuosamente si chiamava l'impero. E nell'impero sono stati girati anche dei film, ma onestamente io non li ho visti, non volutamente, non li ho visti e basta. Sentinella di Bronzo sì, perché era amico di Romolo Marcellini, il regista. Sono a un certo momento io avevo ritardato il mio servizio militare perché si poteva fare se eri studente universitario. A un certo momento però ho dovuto farlo. E allora all'epoca avevo amici stimatori all'Istituto Luce, quale mi dicono, ma allora tu potresti fare il corrispondente di guerra. Anzi, di più, potresti addirittura capeggiare un po' tutte le riprese cinematografiche su un fronte. Io già sapevo che lo Stato Maggiore aveva pensato che io andassi al fronte russo. Ma dico, il fronte russo mi interessa molto, vado a vedere com'è fatta la Russia, eccetera. E così mi sono trovato, semplice allievo ufficiale ancora, come corrispondente di guerra. Corrispondente di guerra, naturalmente c'erano quelli di giornali, c'era Montanelli, c'erano altri che facevano i corrispondenti di guerra. Io però facevo i corrispondenti di guerra dal punto di vista cinematografico, per cui non andavo alla mensa, perché chi fa cinema non è che a luna va in un posto, cerca la mensa, mangia la mensa, ci arrangiavamo. Avevamo 2100 basse, alte, coloniale si chiamavano, dove c'era molto spazio per mettere la macchina da presa, le cose. E con queste macchine da presa ho girato parecchia roba che è andata nei cinegiornali dell'Istituto Luce, ma un documentario intitolato Nelle steppe del Don. Nelle steppe del Don è per il 95% una indagine visiva sull'Ucraina di un paese in guerra, insomma, con la miseria, la fame, lo spostamento delle popolazioni. Gli ultimi metri, però, c'è una carica di cavalleria che io feci fare, un movimento di reparti di cavalleria che io feci fare sulle balche, su queste collinette russe. Erano i primi di agosto del 1943. Neanche a farlo apposta, 15 giorni dopo, credo il 26, ci fu la famosa carica del Savoia di cavalleria. La carica è una cosa spaventosa. Io naturalmente non la girai, perché è impossibile in una nazione militare che nessuno conosceva. Però ho girato il ritorno dei reparti attraverso un villaggio russo in cui ci sono ancora i mutilati della Prima Guerra Mondiale, che riferendosi a quella guerra avevano molta simpatia per gli italiani, per cui si vedono in primo piano questi poveri invalidi mentre passano, diciamo, oggi lo possiamo dire, i superstiti della carica di Zbuschensky. Passa la cavalleria italiana, un'immagine incredibile che è in questo documentario. Posso fermarmi? Vediamo un momento. Certo. Poi...
Ma fate bere un bicchiere d'acqua. Come? Molto interessante il suo ricordo di Cipriota africano, anche perché ho letto e ho verificato che in realtà su questo film non è stato scritto molto, o forse è stato scritto più su quello che il film è piuttosto su quello che invece il film è stato durante la lavorazione del film stesso. Io so che sembra una lacuna storiografica che invece è opportuno colmare, quindi trovo molto interessanti i suoi ricordi. Ma è in funzione l'apparecchio? Sì. Si è calata la voce. Dunque, io ricordo che hanno partecipato a Scipione l'Africano una grande quantità di attori di teatro, di cinema. E ricordo anche che una parte di questi, che io poi frequentavo, tipo Ninchi, tipo questi qua, andava, si presentava alle riprese di Scipione l'Africano, che sono durate mesi, come un ufficio, però un ufficio del regime in definitiva, perché tutto sommato questo travestirsi da antichi romani non è che era poi molto differente dal fatto di indossare la camicia nera e gli stivali, tutto sommato. E l'aria era quella di gente che diceva che sa da fa per campare. Dunque, vediamo se tiriamo fuori altre cose. Una donna molto sensibile, Isa Miranda, era una delle, ci conoscemmo con l'occasione, era una delle attrici del film. Brava, una persona molto educata, non volgare, non maggiorata. Comunque ha avuto la sua vita, la sua carriera, così più o meno come tutti quanti più o meno si ricordano. Successe una volta una cosa che noi abbiamo rischiato di morire insieme, morire sul serio. Cioè nel cinema si usano delle tavole triangolari di legno con un trespolo sotto, sulle quali vengono montati quei grossi fari, diciamo, quelle lampade, che allora si usavano delle lampade molto molto forti, perché la pellicola non era sensibile come quella di oggi, per cui era un incendio, il posto dove si girava faceva un caldo bestiale. Naturalmente la grande quantità di queste lampade provocava una matassa di cavi che stavano dappertutto e arrivavano ai gruppi elettrogeno, perché noi stavamo in esterni. Io stavo chiacchierando con Isa Miranda, e a un certo momento diciamo, stavamo proprio nella zona delle riprese, quasi pronta alla ripresa, spostiamoci. Ci siamo spostati di un metro, in mezzo a noi due è caduto uno di questi giganteschi, di queste gigantesche lampade, un 10.000, con un boato. Non ci ha accoppati per un'inezia. Insomma, era la vigilia di andare in guerra. Oddio, dico io. In Russia sono stato uno dei pochi che ha avuto il coraggio di girare nella terra di nessuno. Perché sono arrivato in Russia, bello, fresco, da Roma, pieno di idee, di cose così, eccetera, e poi ho trovato la triste realtà che molti dicevano, i cinematografisti sono degli imboscati, perché mica vanno a fare la guerra loro, hanno la macchina da presa, che gli frega. Vanno, non vanno, eccetera. Allora io dissi, ma no, cerchiamo di fare delle cose abbastanza curiose. E allora dissi, andiamo a fare una cosa. Conoscevo un capitano del genio che aveva un reparto di sminatori, quelli che tolgono le mine nelle terre di nessuno, cioè in quello spazio vuoto che si forma quando due eserciti, due grandi reparti si fermano, si installano nelle trincee, nei camminamenti, nelle case diroccate dove vi pare, e in mezzo c'è questo strato. Evidentemente questa terra, l'ultimo che l'ha lasciata, ci ha messo le mine. I russi che erano stati in questa zona avevano disseminato di mine la terra di nessuno. Siccome si prevedeva uno spostamento in avanti invece del reparto italiano, il reparto del genio
ebbe l'incarico di togliere il più possibile le mine e di segnare il percorso meno rischioso. Io dissi allora agli operatori che avevo con me, andiamo a girare sta scena, è bellissima. Ma sì, insomma, andiamo, perché andiamo, entusiasmo, andiamo a fare questa cosa. Andammo a fare questa cosa. Beh, devo dire che io sono stato incosciente, però siamo riusciti a girare delle cose molto interessanti. La cosa più interessante di tutte fu che col teleobiettivo, nascosti, messi per terra, riuscimmo a girare tre soldati russi che erano in perlustrazione, che camminavano chiacchierando e non si erano accorti che c'era una macchina da presa. Ora la macchina da presa da lontano poteva sembrare una grossa mitragliatrice, tutto sommato. Non se ne è accorso, si vede che il terreno era diseguale, eccetera. E noi girammo questo pezzettino. Il pezzettino non fu pubblicato dall'Istituto Luce perché, questo l'abbiamo saputo anni dopo, perché erano vestiti bene, perché le divise erano in ordine, perché erano ben armati e perché ci avevano il parabellum. Mentre noi avevamo anche fucili 91 presi dai musei. È noto questo, perché io non voglio fare in questo momento una polemica. Vi riferisco alla realtà. Comunque la ripresa finì che si levò in volo un Rata, uno di questi caccia russi, e cominciò volare sempre più basso, noi ce ne andammo, naturalmente è inutile rischiare. E la ripresa di questa operazione è in uno dei cinegiornali del tempo, insomma. Lei sta parlando dei cinegiornali Luce. Prima sì. Dicevamo che si è trovato anche con altri a fondare la Incom, che invece sì. Era una società privata rispetto a Luce, che era pubblico. Sì. Quindi erano in qualche modo più liberi i cinegiornali Incom, più indipendenti. Dunque, la Incom ha attraversato dei periodi della sua esistenza molto delimitati, molto definibili, molto precisi. Un primo periodo, prima della guerra. La Incom fu fondata da Sandro Pellavicini e altri amici, e c'ero anch'io, ma insomma non sono stato uno dei fondatori, non sono stato un azionista, era uno che faceva documentari tra i più noti in quel momento, per cui mi conveniva entrare in una società fresca e difatti girai il primo documentario della Incom intitolato Castel Sant'Angelo, ancora adesso molto bello e molto visibile. Fu lasciata perché Pellavicini aveva sposato una nipote del presidente degli Stati Uniti, conosciuta in un collegio a Firenze. E questo faceva gioco in certi ambienti che facevano capo a Galeazzo Ciano. Per cui il fatto che ci fosse un italiano, pilota già capitano, credo, Pellavicini, che è stato poi mio carissimo amico, che facesse che avesse una parentela di questo tipo, un parente di questo tipo, faceva gioco. Il prodotto che facevamo alla Incom era un prodotto completamente sganciato dai termini, dalle cose dell'Istituto Luce. Intanto l'Istituto Luce girava per la massima parte cose anonime o documentari scientifici, non pensava di prendere dei registi veri e propri per dirigere dei documentari, salvo qualche caso proprio fuori del comune. Mentre noi concepivamo il documentario un fatto di un autore che vede le cose in una certa maniera e le documenta in quel modo, che può piacere o non può piacere, ma visto da qui. Difatti ho fatto un Castel Sant'Angelo in cui ci sono delle riprese che di carattere di fantasma, diciamo così, di oggetti così, che si proiettano sulla scena. Cioè non è un arido documentario, anche se c'è un Castel Sant'Angelo veramente preciso, dura una ventina di minuti.
poi fece tanti altri documentari. Insomma, tutto sembrava che andasse bene alla Incomo. La Incomo sembrava che avesse un avvenire, insomma, se non che dopo il periodo in cui in Italia si è sperato nella neutralità, un bel giorno si scelse ai vertici italiani di allora, si fece la scelta. Andiamo con gli anglo-americani, con gli inglesi e i francesi, o andiamo con i tedeschi? E andiamo con i tedeschi. Pettegolezzi, sentiti in ambienti dell'epoca, in ambienti che frequentavano il cinema, perché molti politici del tempo frequentavano il cinema, conoscevano le attrici di allora, eccetera, o anche per curiosità, insomma, o perché comunque era un'attività un po' fuori del comune. Poi c'era da pochi anni il sonoro, insomma, il cinema attirava molto. Bene, mi hanno detto che ai vertici a un certo momento si pose tutto il problema: la guerra la dobbiamo fare, e difatti c'erano dei motivi di carattere, di sopravvivenza industriale per l'Italia, purtroppo, per farlo. Con chi la facciamo? Ecco, come se fosse un gioco. Difatti, nel periodo della neutralità, tra il settembre 1939 e il giugno 1940, tutti speravamo che la neutralità continuasse. In Italia ci fu una ventata di benessere. Si vendevano, specialmente nelle fabbriche del nord, i marzotti e queste fabbriche così, indumenti da tutte le parti, anche in Germania. E io... Che noi avevamo da militari delle magliette fedenti, mentre i tedeschi avevano delle maglie comprate in Italia nel nord nel periodo di prima della guerra, perché a man bassa avevano comprato a rotta di collo le cose di cui avevano bisogno nella guerra, che per loro era già scoppiata, che per noi non era cominciata ancora. Insomma, nella piega della storia e della vita degli individui che sono stati travolti in prima persona da queste cose, c'è da raccontare romanzi incredibili. Ma io onestamente ho una mia morale. Certe cose che vi racconto non le ho mai raccontate o raramente, perché credo che fanno anche un po' parte del pudore di essere italiano, insomma. E poi sono cose ormai finite, che hanno una scia naturalmente nella vita anche nelle nuove generazioni, ma sono cose morte. A proposito di questi, ho perso un sacco di amici in Russia. Va bene. Allora, stavamo raccontando... Sì, tornando all'Africa. All'Africa. Le volevo fare anche un'altra domanda, perché lei ha lavorato con un'attrice eritrea, Zero Yaraya, sì, che portò un po' negli anni 70 il fascino anche esotico della donna africana, il film La Preda. Sì. Beh, io ho fatto un film intitolato La Preda, sì, è vero, intitolato La Preda con Montagnani, e per la prima volta un giovane che era figlio di Gasparri, il disegnatore, Gasparri appunto. Purtroppo sono morti tutti quanti, meno Zeo di Araia. Zeo di Araia è una splendida donna, ha una grande volontà. Non ha la volontà che ha avuto nella vita Sophia Loren, però ha avuto la volontà, perché vivere da colorati in Italia non è stato mai tanto facile. Adesso voi che i giovani si affacciano in un mondo in cui il problema in pratica è inesistente, insomma, anche per l'aiuto che dà a questo aspetto della vita la Chiesa cattolica, intendo dire. Ma Zeudi ha fatto due o tre bellissimi film, perché era bella lei, splendida, questa pelle, poi ha la voglia. Probabilmente da un punto di vista così professionale, non è un'attrice nel vero senso della parola, però riesce così bene a, perlomeno mi riferisco al rapporto che abbiamo avuto io di regista e lei di attrice, così bene ad eseguire, ad immedesimarsi in quello che uno vuole,
che in definitiva ha creato un personaggetto in La Preda, che nessuno se ne aspettava. Tutti pensavano, beh, una bella donna di colore dà più esotismo al film. Nessuno mi aveva domandato, ma tu stai facendo un film esotico? Io avrei risposto, guardate, io non so manco cos'è l'esotismo, io sto facendo un film neorealistico. Invece di farlo negli anni 50 in Italia, sto facendo questo negli anni 70 qui. E Zeuda Araya, intanto, è una di quelle attrici a cui ho detto, lei deve provare il personaggio prima di entrare in scena, perché deve far vedere a tutti che lei è disciplinata, preparata, cose così. E difatti così accadde. In genere io ho usato il sistema di provare il film prima di andare in scena. E per La Preda, siccome avevano dei problemi anche di lingua di questo genere, abbiamo provato con Zeuda Araya quasi tutto il film stando in una sala, non mi ricordo dove, ci facevamo dare una sala. Il film è stato girato in Colombia, paese incredibile dove coesistono il progresso, il Mac progresso, il McDonald's progresso e il primitivismo proprio più incredibile. C'è una marea di bambini pazzesca e io ho domandato, ma quanti siete gli abitanti? Dice, non si sa, noi vi possiamo dire quanti siamo con uno scatto di 2 milioni, 2 milioni più, 2 milioni meno. Ma c'è un anagrafe? Dice, sì, nelle grandi città e nelle piccole, ma insomma. Poi la Colombia, un paese sterminato, se vedete la cartina, confina col Venezuela che poi ha il mare e arriva anche dall'altra parte, dall'altro mare. A me, per me è stata anche un'esperienza di vita. Comunque io ho evitato l'esotico nel film La Preda, spero di essersi riuscito. Certo, certe cose attirano da un punto di vista cartolinesco proprio, non ci sono dubbi. Poi il cinema è facile a scadere nella cartolina, proprio per il suo formato, per la sua genesi, le sue cose, eccetera. Comunque è un film che è stato venduto in moltissimi paesi del mondo, è andato molto bene, anche in Italia è andato bene. Mi ricordo la prima al Fiamma, in cui c'era moltissima gente, e insomma io sono contento di aver fatto quel film. Senta, lei ha ricostruito l'Africa anche per un film mitologico che era Macisse contro lo Sceicco. Sì, l'Africa faceva un po' da sfondo. Sì, principalmente degli interni in un'Africa immaginaria, più che Africa era Oriente. Diciamo che era quella zona tra l'Asia e l'Africa che parte da Israele, tutti quei paesi in cui ci sono un po' ambienti ex harem o edifici di questo tipo che sono molto orientaleggianti, diciamo, per capirci. E difatti la scenografia di quel film è, diciamo, Arabia Saudita ricca, o perlomeno di maniera, come le immaginiamo. Io sono stato nei paesi arabi e ho visto di cose straordinarie, di ricchezza, di cose così, eccetera. Però come lo facciamo noi è un pochino oleografico praticamente, come l'ho visto da noi, perché non è tutto così bello, pulito, ci sono dei movimenti di archi, di colonne in vari palazzi, in varie cose, ma si sente la trascuratezza, si sente il sudiciume, che funziona molto, si può dire. Io per esempio ho avuto un grande problema nel girare i film pseudostorici o mitologici perché i costumi erano sempre troppo belli, troppo puliti, le donne troppo a posto, una strage di persone, tutti ancora belle, rossettine, un capellino a posto, la tunichetta vergine, neanche uno strappo. Ho combattuto, ma naturalmente ho perso veramente, insomma, perché poi nei miei film, anche nei momenti più drammatici in cui quella ha attraversato il deserto o chissà che le è successo, niente, tutto a posto, pulito, bellino, cose così, eccetera. Ho tentato di fare un po' diverso in due film che la cui distribuzione l'aveva presa la Columbia,
quindi ho detto, beh, forse riesco a fare un po' di meglio. Ed è Il giustiziere dei mari e quello delle donne, come intitolato. Le prigioniere dell'isola del diavolo, in cui sono riuscito più o meno a cenciosare un po' i costumi, ma fino a un certo punto, però un po' di verismo c'è. Dunque parlavamo dell'Oriente, non mi ricordo altri film di carattere orientale che abbia fatti, o africani, no, purtroppo no. Perché quando avrei potuto farli, ho infilato questa serie di mitologici che hanno fatto impazzire la critica francese, capeggiata da Tavernier, mi ha scritto delle cose di cui proprio mi vergogno a dirle, ma insomma lo stile hemingwayano, la poesia si trova molto in Mi diminuì, vecchi numeri di Mi diminuì, che io posseggo tra l'altro, in cui si parla di questi film come di un fatto quasi eccezionale. Io non me ne sono veramente accorto quando li facevo, anzi mi mangiavo le mani perché certe cose bisognava che fossero di maniera, anche perché poi i vari collaboratori, tutti bravi, ma comunque facevano delle cose di maniera, perché la produzione non avrebbe inteso di farle in un'altra maniera. Era un po' come noi dipingiamo gli eventi storici negli affreschi delle chiese, per esempio. Meno i grandissimi autori sono tutti vestiti in una maniera da recita dell'Ottocento possibile. Ma anche quelli, devo dire, anche Giotto in definitiva abbelliva i vestiti. Nel 200, quando le fognature erano all'aperto nei marciapiedi per camminare, bisognava duellare con gli altri perché, per avere la precedenza e passare. Possibile che le gonne non fossero sporche delle donne? Possibile. Vabbè, Giotto faceva un'astrazione, anche i fisico delle sue pitture sono sbalorditivi perché sono lunghi. Questi colli stupendi, però non è che c'è realismo, c'è più realismo nella pittura italiana dell'Ottocento, di cui in questo periodo c'è una mostra a Napoli che mi dicono favolosa. Insomma, la ricostruzione, il problema di portare le cose sullo schermo, il problema di come vestire la gente che poi fa delle azioni per cui evidentemente ci sono i vestiti si sporcano, così, eccetera, è un problema proprio di tutto il cinema. Gli americani se ne sono fregati, le loro attrici sono perfette, sono passate attraverso il terremoto di Chicago, niente, non c'è un capellino spostato, non, tutto perfetto, tutto, beati loro. Noi in Italia credo che siamo tenuti. Tentiamo di essere sempre. Ecco, io ho vissuto tra documentario e film. Il documentario ho cercato di rispettare il più possibile la realtà delle cose che facevo. E noi, il mondo del cinema, siamo sempre a metà strada tra una falsità, perché tutto è sempre troppo pulito e ripulito, ma persino le situazioni, persino le battute, persino le cose che si dicono. Cioè si fa del cinema un po' pompiere, diciamo, e invece la realtà. Per fortuna abbiamo avuto dei registi, degli autori che hanno voluto, hanno potuto rompere la maniera e hanno fatto del realismo, hanno fatto dei bellissimi film. Io nella preda ho cercato di riparare, un pochino si vede che la roba è almeno vissuta, questo per chiudere con, parlavamo della preda. Ma non è che è stato facile. Io poi ho realizzato due film conventuali. Le Monache di Sant'Arcangelo e la storia di una morgo di clausura. Anche lì c'è stato molto grosso questo problema. Perché queste povere donne che vivevano nei conventi, vi potete immaginare l'igiene degli anni 500-600, era uno schifo. I capelli, i visi, le cose. E beh, insomma, io ho dovuto invece fare un'edizione un po' pulita, un po' ripulitina. Perché si vende all'estero, mi dicevano.
e difatti sono stati venduti all'estero. E comunque la maggior parte dei film risente di questo problema. A me, per esempio, le monache che le avrei fatte molto più logore, molto che magari si vedono gli strappi ricuciti male, escono tutti come modellini, insomma, un po' falso. E che poi rende falso, perché il costume influenza molto la recitazione. Lo si vede quando uno va a vedere le prove in borghese delle cose. Si sente che non funzionano. Invece le prove in costume già cominciano a funzionare. Perché il costume si appoggia, il corpo dell'attore si appoggia al costume. Quindi avrei preferito fare delle monache come realmente erano, non dico cenciose, ma insomma non è che cambiavano l'abito una volta al mese, portavano quell'abito per tutta la vita. Ci fermiamo un momentino. Sì. Sull'argomento Africa devo dire che facendo i film in quel periodo prima della guerra o durante la guerra, lavorando sempre con la macchina da presa, ho avuto modo di entrare nei teatri di posa, di chiacchierare con altri registi, è inutile fare i nomi, dire i nostri problemi, le nostre polemiche, le nostre umiliazioni, eccetera. Io ho notato che esisteva un modo comune in tutti di considerare l'Africa, cioè l'Africa è la serra. L'Africa è la serva dell'Europa. Questa era la mentalità vera. Cioè, era difficile pensare, per esempio, a una università dove un terzo degli studenti fossero di colore, ma di colore quello nero vero, quello proprio del Senegal. Era difficile pensarlo proprio. Quindi noi veniamo da una generazione, noi abbiamo fatto il cinema in questi anni, negli anni d'oro del cinema italiano, veniamo dalla generazione colonialista. Mio padre ha partecipato alla guerra d'Africa come militare nella guerra italo-turca, è stato in Libia. Quindi anche a casa, in definitiva, l'essere arabo o comunque tenuamente colorato oppure fortemente colorato come l'etiope, per moltissimi, io ne ho discusso, mi sono arrabbiato, ho litigato, per moltissimi era come un avallo della creazione, un avallo a essere inferiori. Questa è la realtà. Poi su questa realtà generale ci sono delle minoranze colte, delle minoranze che si sono battute perché questa mentalità non trasparisse, non influenzasse, eccetera. Ma anche le famose sentinelle di bronzo, mi ricordo, che quando Marcellini mi faceva vedere il girato o cose così, o chiacchieravo con lui, non lui in persona. Ma mi ricordo che le sentinelle di bronzo, dice, sì, fanno atti di valore, per cui, scusate, ma la stessa cosa non succede negli Stati Uniti, perché va bene un Armstrong, perché è un grande artista, e non va bene un negro qualsiasi. Io mi sono sempre domandato questo.